Primo commento, intanto un piacere rivederla Zeman, la domanda è d'obbligo, come sta? Sto meglio, sì. Però i suoi l'hanno fatta arrabbiare. Eh sì, non siamo riusciti a fare buona partita purtroppo, poi prendere gol all'ultimo, ma a prescindere gol all'ultimo per tutta la partita non abbiamo sviluppato niente di coraziocino e abbiamo sofferto. Due partite, sullo 0-0 la Fermana si difendeva, il Pescara forse è mancato di intensità e proprio come diceva lei nello sviluppare il gioco, però la cosa grave è che una volta la partita l'ha sbloccata, gli spazi c'erano, ma lì la Fermana ha messo in difficoltà il Pescara. Siamo troppo leziosi, portiamo troppo la palla invece di giocarla e poi finisce che andiamo a sbattere sempre. Sul gol ha sbagliato qualcuno in particolare? Sul gol preso penso ha sbagliato l'arbitro, che la rimessa era nostra, penso. Però fa parte del calcio, quindi non è. Io dico che la squadra non ha fatto bene, che deve pensare a quello che deve fare. Le scelte a centrocampo, Manu dal primo minuto, perché? Prima perché in allenamento ha fatto bene, mi serviva più per rompere le azioni dell'avversario e lui è bravo in questa. In più all'andata ha fatto due gol, nel senso che in Coppa Italia ha fatto due gol, pensavo che ripeteva la prestazione. Che lui in fase di contenimento è bravo, però in fase di costruzione manca. Senta Zeman, le faccio l'ultima io, poi una domanda da studio. Sull'atteggiamento che ha avuto Tuniov nel secondo tempo, si è visto dopo pochi secondi quando ha preso il cartellino giallo, poi si è visto alla fine quando ha calciato la punizione? Vabbè, ha fatto due errori con la palla al piede, però il giocatore ha le qualità ma non riesce, quello è il problema attuale. Chiederà un centrocampista? Ma non è problema di uno o due, io dico che la calcio si gioca in 11, noi non abbiamo giocato in 11, quando impariamo a giocare insieme allora possono giocare questi. Domanda per il tecnico Zeman. Fabio. Un abbraccio virtuale, e io nelle ultime partite ho visto la squadra un po' più lunga rispetto a quando giocava Pellacani, non so se il mister è d'accordo su questo. Fabio Ferraresi, che la saluta naturalmente, dice che nelle ultime due partite ha visto la squadra più lunga rispetto a quando giocava Pellacani. Ma anche lì noi abbiamo fatto benino, fase difensiva primo tempo, nel senso che non abbiamo sofferto niente, anche perché loro non andavano tanto avanti. Poi alla fine sì, andiamo dietro, è normale che andando dietro rischiamo qualche cosa di più rispetto a quando andiamo avanti.